Allora, Presidente, stamattina sia il procuratore della Repubblica greco che il presidente del Tribunale di Napoli Nord, la dottoressa Garza, insieme al presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord Tuccillo e al sindaco Tuccillo hanno visitato i giardini della legalità. Sì, il giardino didattico dei Brunelleschi rappresenta in effetti da più di 30 anni il fiore all'occhiello del nostro liceo. Questo giardino è nato grazie soprattutto all'opera del professor Aldo Bifulco, che più di 30 anni fa, come dicevo, da un terreno adibito a discarica di ogni sorta di rifiuti, è riuscito con molta dedizione e con grande caparbietà a ricavare quello che poi oggi potete ammirare come un giardino naturale che si è andato arricchendo di anno in anno, rimanendo sempre però fedele alla natura, quindi non è un giardino diciamo all'inglese, è un giardino naturale che poi è diviso in tante zone, tante aiuole che rispecchiano le diverse anime di quelli che lo hanno portato avanti. Che dopo io dicevo delle legalità perché c'è un'aiuola proprio dedicata invece alle vittime innocenti della mafia, no? Lino Romano, Lino che in effetti è una vittima innocente della Camorra, che è un giornalaio di Casoria che è stato appunto ucciso per errore, e la figlia di questo signor Nollino ha frequentato il nostro liceo come allieva. In suo onore è sorto un angolo dedicato appunto a lui e a tutte le altre vittime della Camorra. Quindi tante aiuole dedicate con un tema. Sì, con un tema particolare, c'è l'aiuola delle erbe aromatiche, il rosetto, c'è lo stagno e in effetti l'aiuola della letteratura. Tutte queste zone in effetti rispecchiano proprio la volontà di coloro che hanno curato il giardino e che lo curano tuttora, in primis la professoressa Rosa Fortunato, di portare avanti un discorso che voglia arricchire il nostro territorio e la consapevolezza che questi spazi verdi, questi polmoni di verde sono in effetti una ricchezza che va salvaguardata. Il giardino è stato aperto anche spesso alla città, alle visite scolastiche, infatti c'è tutto un calendario di scuole, soprattutto del primo settore, non solo di Afragulo ma anche dei comuni circostanti che vengono a visitare il giardino, ci sono le guide, cioè i nostri alunni che fanno da guida illustrano tutte le varie specie di piante che sono presenti nel giardino, ci sono anche diciamo piante che producono frutti particolari che poi possono essere anche diventare marmellato e quindi essere venduti a scopo sempre di beneficenza. E tutte queste cose fanno sì che insomma il giardino sia spesso visitato dalle altre scuole del territorio e a volte anche su richiesta da associazioni che chiedono appunto di poterlo vedere, e vorremmo sempre di più aprirlo al territorio. Naturalmente ci servirebbe un po' di sostegno per tenerlo in piedi nella maniera ottimale, perché i fondi non sono molti che abbiamo a disposizione. Un sostegno che possiamo chiedere alla città, al sindaco, alla città metropolitana. Sì, in effetti fino a pochi anni fa qualche piccolo contributo ci veniva fornito, adesso invece dobbiamo ricavarlo un pochino soltanto dai fondi già esigui della scuola, e quindi anche il giardiniere per esempio è un volontario di Legambiente che si occupa un pochino nel tempo diciamo disponibile di tenere ordinato questo bellissimo fatto. Invece è andato appena via sia il procuratore greco, è terminata la manifestazione, sì, che avete tenuto, sì, stamattina, com'è andata? Io l'ho trovata veramente bellissima, soprattutto perché ha coronato questo percorso che i nostri ragazzi hanno affrontato con grande entusiasmo quest'anno, guidati dai due professori Ferrara e Romei, che appunto hanno suscitato così grande interesse con le loro lezioni, la partecipazione alle attività del territorio sul tema della cittadinanza attiva e della legalità, che noi conteremmo di chiedere proprio all'ufficio scolastico la possibilità di avere di inserire la materia di cittadinanza e costituzione nel curriculum,
delle discipline che si studiano appunto al liceo, per esempio al liceo scientifico potremmo inserirlo, in coda alle lezioni, diciamo, tradizionali, tra virgolette. Perché i ragazzi non hanno, cioè, non si sono preoccupati di andare oltre l'orario, non si sono preoccupati di venire il pomeriggio a scuola, tanto sono rimasti affascinati, insomma, dalle iniziative che venivano messe in campo. Quindi porteremo avanti questo discorso anche in sinergia con le istituzioni. Va bene, grazie.